ci sono registi, penso a Tangerine di Sean Baker, che decidono di girare un film con il cellulare, tu invece non hai avuto alternative e questo ti ha costretta in un certo qual modo a confrontarti appunto con quello che stavamo e stavi vivendo. Volevo sapere quando poi hai deciso che quei filmati che dovevano essere dei ricordi sarebbero diventati un documentario, come ti sei confrontata con questo mezzo anche in fase poi di montaggio. Guarda, è proprio così, perché ho altri problemi in quel momento e quindi il film era veramente l'ultima delle possibilità che mi potevo permettere. Poi quando ho iniziato a stare meglio, la mia amica si è ammalata, ho deciso di provare a farle vivere la stessa terapia in fondo e quindi di raccontare un po' la sua storia. E a quel punto ho deciso che forse si doveva fare qualcosa. Poi il montaggio, che è fondamentale, è anche qui la montatrice, è ancora più fondamentale che in altri film, perché è stato il momento in cui è stato un test, una verifica, perché fino alla fine io potevo anche decidere di buttare tutto, capito? Perché l'investimento è il mio, per cui è un investimento emotivo soprattutto. E però trattando questo film come qualcos'altro, che non aveva un oggetto misterioso che non ho mai veramente avvicinato prima, sono riuscita a trovare una distanza tra me e quella persona che stava in quella storia, che sono sempre io, che però permette anche ad altri di avvicinarsi a quella storia. L'isola parla di malattia, parla della tua paura di morire, eppure quello che ho trovato vincente è che c'è sempre una leggerezza e un'ironia che però non è mai superficiale. Volevo sapere se questo modo di approcciarti al racconto è nato in maniera consapevole oppure è nato inconsapevolmente proprio come il documentario. Ora, quello è il mio modo di stare al mondo, quindi sono contenta che sia finalmente uscito, perché è veramente la cosa che più mi definisce come essere umano, non come altro. Quindi questa ironia che viene più altro da uno sguardo ambiguo sulle cose, che mi sembra sempre una cosa sul posto, per tenere insieme la cosa dell'opposto, diciamo, sull'ironia. E Isola racconta e spiega anche l'importanza del racconto come antidoto contro la paura, contro la solitudine. Quali sono i film e i racconti che ti hanno formata? Sai, i film ogni volta che ne trovo uno che mi piace sembra il mio preferito, no? E anche i libri. Quindi, però diciamo che il cinema che amo di più è il cinema degli anni 60 italiano e il cinema di Risi sono tutti. Ok, grazie mille.